continuare a far ricerca, ad essere in tutto il mondo, a scoprire, ad ascoltare i giovani, ad arricchirsi attraverso un progetto osmotico a 360 gradi che ha fatto delle nuove idee, è fatto degli architetti affermati, è fatto dei nostri negozianti che recepiscono dei segnali dal consumatore in tutto il mondo. Uh-huh. E quindi il cambiamento continuo. Okay. Questo per noi è il futuro. Ma la cosa che ci aspettavamo è questa capacità di immaginare dei punti vendita innovativi, con, diciamo, sia dal punto di vista formale di raffinatezza e di innovazione, sia anche di formule nuove di retail dove entrano nuove tecnologie, insomma c'è l'idea di un periodo di cambiamento, di innovazione. La sorpresa è stata la quantità, le centinaia di progetti arrivati che dimostrano che il design sta diventando una cultura diffusissima e una professione in grande espansione. In tutti i paesi infatti sono arrivati progetti praticamente da tutto il mondo. Il che vuol dire che l'impegno delle imprese, ma diciamo delle economie in sviluppo verso il design è quello che si riserva a una sorta di energia di innovazione diffusa molto positiva per lo sviluppo del paese. Quindi c'è una dimensione nuova del design. Alfio Pozzoni e lavoro per progetti speciali di fabbrica. Devo dire che l'allestimento è speciale perché hanno lavorato a questo allestimento personaggi come Branzi, come i direttori del retail della Benetton che hanno un'esperienza sul campo invidiabile. E soprattutto hanno lavorato anche persone legate all'architettura e al design di grande livello. Penso a come il pubblico possa rimanere con piacere più del tempo necessario per vedere i contenuti, proprio per il piacere di starci.